Buongiorno appassionati del crimine e bentornati sul canale. Io sono Andrea e oggi siamo qui per raccontare un'altra storia veramente, veramente inquietante, terrificante, orrenda, come d'altronde ormai capita sempre, lo sappiamo. Solo che questa volta ero lì pronta a raccontare una di quelle storie che mi ero cercata, ovviamente, ma un altro di voi mi ha fatto una richiesta, quindi naturalmente io preferisco sempre accontentare la maggior parte delle persone possibili, quindi naturalmente sono andata a cercarmi, ieri ho impiegato 10 ore per cercare tutto, anche l'altro ieri, insomma, ho fatto un lavorone gigante, anche perché sono storie che veramente sono veramente molto difficili da riuscire a mettere insieme, specialmente queste come quella di cui vi parlerò oggi. Voglio rubare solo qualche secondo per dire un'altra cosa, ma vi metterò qui il minuto al quale inizia la storia, così per non rubare tempo se non avete voglia di ascoltarmi, insomma. Vorrei ringraziarvi tantissimo perché siete veramente tantissimi. Stiamo crescendo in una maniera in cui io non mi sarei mai immaginata. Sono veramente molto grata per ognuno di voi, davvero. Non sapete quanto sia importante per me questo canale, questa nuova cosa che sto facendo, insomma. Ovviamente il canale ha 3 mesi, quindi è giovanissimo, e vedere tantissime persone che veramente si stanno iscrivendo e a cui piacciono le cose che racconto, come le racconto, mi riempie di gioia. E davvero, io sogno di fare questo lavoro da anni. Non mi sono mai decisa di aprire questo canale, finalmente lo sto facendo e sto notando che avrei dovuto farlo prima, perché mi sta dando le soddisfazioni che effettivamente speravo. Naturalmente tutti sperano nel meglio e io avevo questo chiodo fisso nella testa che mi dicevo: ma fai questa cosa, non l'ho mai fatta, adesso che l'ho fatta sto realizzando il mio sogno. Questo ve lo volevo dire, volevo ringraziare veramente ognuno di voi per l'affetto. Ogni messaggio che mi mandate, sapete che io li leggo tutti, rispondo a tutti, metto cuori a tutti, perché è veramente fondamentale per me, fondamentale. Quindi io direi di cominciare con la storia. Per questo caso siamo in Russia e per molti aspetti questo caso ricorda gli altri due casi russi di cui vi ho parlato in precedenza e che vi linkerò chiaramente qui sopra. Questo è un caso di estremismo violento, cioè un caso in cui la violenza è unita a un'ideologia. Quindi chiaramente una persona, un gruppo di persone usa la violenza come se fosse un mezzo lecito, un mezzo legittimo, in nome di una propria ideologia, che può essere magari politica o magari religiosa, comunque una sua ideologia. E questo è proprio ciò che hanno fatto i due ragazzi di cui voglio parlarvi oggi, chiamati Academy Maniacs oppure anche Hammerman. Artyom Manufiev nasce il 4 di ottobre del 1992 a Irkutsk in Russia. Non ha mai avuto un padre, mentre invece la madre, Nina Ivanovna Anufriev, è una persona alquanto strana. Infatti, se da una parte aveva un lavoro in un'agenzia di assicurazioni come contabile, quindi diciamo anche un ottimo lavoro, dall'altra parte non si può dire che l'educazione che ha dato a suo figlio fosse perfetta. Per farvi un esempio sulla stranezza di questa donna posso raccontarvi qualche particolare. Nel senso che, per esempio, ogni volta che il figlio prendeva un brutto voto a scuola, lei faceva un reclamo scritto. Oppure ogni volta che un insegnante non scriveva bello grosso sul diario un voto che aveva preso il figlio, lei faceva denuncia per occultamento di informazione. E pensate che lei era così pedante e così fiscale a riguardo che addirittura un insegnante di Artyom, l'insegnante di fisica, aveva deciso di licenziarsi per evitare di insegnare proprio nella sua classe. E così il direttore della scuola aveva dovuto chiaramente ricercare un altro insegnante in fretta e in furia. Questo per farvi capire quanto lei fosse maniacale. E addirittura ad un certo punto gli insegnanti avevano iniziato a pensare che la mamma di Artyom, Nina, lo incitasse in qualche maniera all'odio,
chiaramente sappiamo benissimo che in quella fase della vita, nella prima fase della vita, chi tiene d'occhio i bambini, sì, sono i genitori, ma subito dopo sono gli insegnanti. Quindi se un insegnante si rende conto di una cosa del genere, molto probabilmente potrebbe avere ragione. Ma nonostante tutto, Artyom viene comunque ricordato come una persona buona e gentile da tutti. Anche gli insegnanti ricordano benissimo che lui fosse assolutamente capace in generale, in qualsiasi materia scolastica, soprattutto in letteratura russa e in inglese, ma comunque che fosse un bambino, un ragazzo, assolutamente preparato e sveglio. Nikita Litkin invece nasce il 24 di marzo del 1993. I suoi bisnonni erano costruttori idraulici, invece sua mamma Marina lavorava in un negozio di scarpe. Anche lui non ha un padre. Questo perché il padre di Nikita si era rifatto una nuova vita con un'altra moglie, aveva lasciato Marina e aveva avuto un altro figlio, quindi il fratellastro di Nikita. Purtroppo non si sa quali siano state le dinamiche della cosa, la moglie del papà di Nikita è morta e a seguito a questo il figlio è rimasto talmente sconvolto che purtroppo si è tolto la vita. Quindi, morta la moglie e morto il figlio, diciamo che il padre di Nikita ha iniziato a farsi vedere di nuovo sporadicamente, ma questo non faceva altro che aumentare l'odio che Nikita sostanzialmente provava per suo padre. Nikita aveva un unico amico, Artur Lysenko, questo perché era un tipo assolutamente solitario e poco comunicativo. E questo era dato dal fatto che era geloso degli altri, era geloso, diciamo, delle ricchezze degli altri, delle cose che loro avevano e lui no. E Nikita per questo motivo è diventato inevitabilmente, da bambino gentile ma un po' solitario, a uomo, ragazzo, adolescente, insomma, assolutamente chiuso in se stesso, tanto da non voler nemmeno più salutare i suoi compagni di scuola, e questo l'ha portato inevitabilmente a essere bersagliato da tutti, preso in giro, addirittura lo chiamavano Jimbo Jones. Non so se avete mai visto i Simpson, io no, quindi sono dovuta andare a cercare chi era Jimbo Jones, ed è quel tizio con il cappello, solitario, insomma, vi metterò una foto da qualche parte giusto per farvi capire chi era. E appunto anche Lysenko piano piano si stava staccando un pochettino da lui, perché era stufo di vederlo in quella maniera. Ed è proprio alla festa di compleanno di Lysenko che Nikita incontra Artyom e i due si trovano immediatamente benissimo l'uno con l'altro, tanto da addirittura creare una band insieme chiamata Dismember Pugacheva, un nome un po' strano ma sì, e tutti i loro testi erano incentrati più che altro sulla violenza e su un linguaggio particolarmente osceno, e in quel periodo ormai erano solo più l'uno per l'altro, non avevano assolutamente più nessun altro amico. E se da una parte però Artyom eccelleva, come vi dicevo già prima, non aveva mai smesso di eccellere a scuola, mentre invece Nikita, dal canto suo, era proprio svogliato, non aveva né voglia né probabilmente nemmeno le capacità per continuare, per cui nel 2009 ha smesso di studiare. Ma purtroppo la band non è l'unica cosa che accomuna questi due ragazzi, che in realtà avevano anche altri tipi di interessi, diciamo così. Infatti Anufriev, Artyom, era entrato a far parte di un gruppo di skinhead con il nome di Fashik Natsik e aveva cercato anche di far integrare anche Nikita in questo gruppo, ma Nikita non era mai stato accettato. E in realtà anche Artyom ben presto viene cacciato da questo gruppo perché aveva ideologie troppo diverse dalle loro. Infatti Artyom non si concentrava sull'odio rispetto a qualcuno nello specifico, lui odiava semplicemente tutti. Quindi, visto che le ideologie di Artyom differivano così tanto da quelli degli skinhead,
hanno deciso di cacciarlo. Ma infatti Artyom avrebbe fatto fuori chiunque, lui voleva solamente attirare l'attenzione e diventare famoso. I due comunque hanno continuato, anche dopo l'allontanamento dal gruppo degli skinhead, comunque a essere interessati, un po' era diventata praticamente un po' la loro ossessione, quella di ricercare in continuazione criminali o comunque essere interessati proprio, no? A saperne sempre di più sull'argomento. Per esempio, uno dei criminali a cui erano più interessati era Andrei Cicatillo, ma anche e soprattutto i maniaci di Dnepropetrovsk. E adesso qui vi lascerò il link al video che ho fatto io a riguardo. Infatti, siccome ve ne ho parlato a lungo nell'altro video, non starò a dilungarmi su quello che facevano loro, insomma, ci concentriamo sul video di oggi. Questo era solo per dirvi che erano assolutamente ossessionati da loro e in un certo qual modo hanno cercato di emularli nel fare quello che poi tra un po' vi spiegherò. Quindi raghe e raghi, siamo arrivati al fatidico giorno in cui loro hanno commesso il loro primo crimine. È importante sapere che loro hanno commesso crimini solo nella loro zona, quindi a Kademgorodot, nell'oblast di Irkutsk. Per chi non avesse visto l'altro mio video, l'oblast è solo una divisione territoriale della Russia, niente di più, come se fossero le regioni qua in Italia. E questi crimini sono stati commessi tutti tra il novembre 2010 e l'aprile 2011. E come afferma il capo ad interim della polizia regionale Oleg Naus, questi erano semplicemente omicidi per omicidi. Cioè, ci hanno messo così tanto a trovarli perché in realtà le loro vittime non avevano un sesso, non avevano un'età, non avevano un lavoro specifico, non avevano niente, non erano accomunati da nulla, e questo significa proprio omicidio per omicidio. Scusate se dovrò mutizzare tutte queste parole, ma volevo dirlo lo stesso. Vuol dire proprio che loro uccidevano tanto per uccidere, anche se poi vedremo che comunque si sarebbe potuto fare qualcosa anche prima, però diciamo che io non sono nessuno per giudicare per il semplice fatto che non faccio il poliziotto, quindi non so entrare nello specifico delle vicende proprio. Però secondo me qualcosa si poteva fare. Diciamo che invece il loro modus operandi invece era molto chiaro. Infatti Nikita sostanzialmente quasi sempre colpiva per primo, mentre invece Artyom dava il colpo di grazia o comunque infieriva sui cadaveri. Loro usavano sempre martelli, mazze, coltelli oppure in due casi soli una pistola, e davano una media di 15-20 colpi per vittima. E semplicemente dopodiché i vestiti sporchi e gli oggetti che usavano per far fuori le persone li portavano a casa, e siccome quasi tutti, anzi tutti i crimini sono stati commessi di notte, lavavano in fretta e furia, arrivati a casa, panni sporchi, coltelli, mazze, eccetera, quando chiaramente le madri dei due ragazzi erano addormentate. Ed è per questo che non si sono mai accorte di nulla. Ma raghi e raghe, arriviamo al momento in cui vi elenco tutti i crimini che hanno commesso. E sono tanti. Il primo crimine è stato commesso il 14 di novembre del 2010, quando Anastasia Markoskavia, di 18 anni, è stata colpita alla testa. I due l'hanno poi continuata a colpire finché la ragazza non ha fatto finta di essere morta, e stava per esserlo veramente. Dopodiché i due sono andati via. Dopodiché lei ha tentato di andare alla polizia per dire quello che era successo, ma purtroppo la polizia, non essendoci furti, non essendoci vittime, non essendoci nulla che non andava, semplicemente ha deciso di non ascoltarla. Tutto ok. Il 14 di novembre del 2010 hanno attaccato un'altra donna, questa volta di 46 anni, ma la donna ha gridato talmente forte, talmente tanto a lungo, che i due, spaventati che qualcuno potesse accorrere, semplicemente se ne sono andati. Ma
questa volta le hanno rubato la borsetta. Il primo di dicembre del 2010 però ecco che arriva la prima vittima, Daniil Semenov, di 12 anni. Artyom gli ha inferto almeno 10 colpi di mazza, mentre invece Nikita gli ha inferto almeno 10 colpi di martello. Questo finché Nikita stesso non l'ha finito con un colpo di coltello nella tempia. Dopo una breve indagine il caso è stato chiuso, udite udite, come incidente. Sì, perché il ragazzo, il bambino, perché aveva 12 anni, stava praticamente giocando con uno scooter sulla neve. Adesso non so come si chiamano quegli scooter da neve, non lo so. Comunque stava andando su uno di questi scooter e a quanto pare hanno detto che si era schiantato con lo scooter contro un albero. Poi mi devono spiegare come allora lo scooter fosse integro e soprattutto come fosse possibile che, come testimoniano la mamma, il fratello minore e il padre del bambino, dalla testa del bambino, cioè dalla ferita alla tempia che gli aveva inferto Nikita, gli uscisse la sostanza cerebrale. Non si sa come questo caso sia stato, abbiano potuto archiviarlo come incidente, ma così è stato. In realtà, secondo me, ragazzi, questo è un chiaro segno che la polizia non ha fatto il suo lavoro nel migliore dei modi. Infatti, se da una parte è vero che c'è voluto più tempo a trovare i criminali per il semplice motivo che appunto non avevano una vittima specifica, dall'altra parte è anche vero che se avessero ascoltato Anastasia, cioè la prima vittima che è riuscita a salvarsi, che voleva fare un identikit, ma nessuno l'ha ascoltata, e se dall'altra parte non avessero subito archiviato questo caso come incidente, forse li avrebbero trovati molto prima. Questo non è stato fatto però. Il 16 di dicembre del 2010 muore questa volta Olga Pirog, una donna di 69 anni, ricercatrice presso l'Istituto di Ricerca di Fisica Solare e Terrestre. Questa volta è stata colpita diverse volte con il martello alla testa, per poi ricevere diversi colpi di coltello sia alla schiena che al petto. Il 29 di dicembre del 2010 sempre colpiscono e aggrediscono Inessa Svetlova, una donna che fortunatamente è riuscita a difendersi, ma alla quale hanno rubato la borsa. Ma lo stesso giorno, probabilmente contrariati dalla sconfitta, chiamiamola così, subita in precedenza, si accaniscono contro la 22enne Katia Karpova, che stava semplicemente passeggiando, tra l'altro la ragazza era incinta, stava semplicemente passeggiando con la sua nipotina di 6 anni, Olia si chiama la nipotina, e semplicemente loro hanno iniziato ad aggredirla, l'hanno colpita in testa, l'hanno colpita alle mani, perché lei, per cercare di coprirsi la testa con le mani, le hanno fratturato quasi tutte le dita, e oltretutto la ragazza cercava disperatamente di non farsi colpire chiaramente la pancia. Per la cronaca, stanno entrambe bene, la bambina è nata e si chiama Cristina, la nipotina sta bene, e sono state entrambe, diciamo, salvate sia dalla tenacia di Katia, sia dal fatto che fortunatamente era passata di lì una macchina ed è riuscita a mettere in fuga questi due esseri. Il primo di gennaio del 2011 invece aggrediscono e purtroppo uccidono un senza tetto in via Lermontov. Questo signore non ha un'identità, è stato chiamato cadavere numero 20 ed è morto in ospedale poco dopo per lesioni cerebrali. Il 30 di gennaio del 2011 questa volta è l'ora di Oleg Semyonov, un ragazzo, uno studente universitario che era appena uscito da una discoteca e stava tornando a casa sua, è stato colpito diverse volte al cranio, alla testa, ma fortunatamente anche lui è riuscito a sopravvivere. Il 3 di febbraio del 2011 è stata trasportata d'urgenza una signora anziana in ospedale per una lesione cranio-cerebrale, ma è riuscita a sopravvivere anche lei. Il 9 di febbraio del 2011 un altro attacco
con un'altra sopravvissuta, fortunatamente. Il 21 di febbraio del 2011 hanno colpito Alexander Maximov, un uomo che tornava da casa di sua sorella, e praticamente l'hanno colpito per la prima volta con una pistola. È stato Nikita a sparare a quest'uomo in testa con una Baikal Air, non so se si pronuncia così, spero di sì. E poi Artyom ha infierito sul suo cadavere cercando di esportargli addirittura i bulbi oculari, ma chiaramente non riuscendoci perché era un po' ignorante in anatomia, decide comunque di fracassargli completamente il cranio. E arriviamo all'11 di marzo del 2011, quando Roman Fajzullin, un senza tetto, viene colpito due volte in faccia con la pistola, sempre quella di prima, per poi essere colpito ripetutamente più volte con il coltello, e sia in faccia, sia all'inguine, sia al petto. A dirla tutta, volevano anche esportargli una mano, ma questo non è potuto succedere perché il coltello semplicemente era troppo piccolo. La particolarità di questo fatto è anche il fatto che Anufiev, quindi Artyom, avrebbe fotografato il corpo dell'uomo dalla sua finestra. Sì, perché l'ha ucciso praticamente sotto casa sua. A questo punto però i cittadini sono stufi, stanchi e pieni di paura, non ne possono più e decidono di cercare di fare qualcosa. Cercano di pattugliare la città, specialmente di notte, ma la cosa non funziona e non impedisce l'ultimo crimine. Infatti c'era molta disinformazione sull'argomento, infatti i cittadini pensavano che si trattasse di un uomo sulla trentina, un uomo solo. In realtà ovviamente sappiamo che sono due, sono molto più giovani di così. Questo però è per farvi capire quanto la gente non sapesse proprio nulla. E quindi il 3 aprile 2011 a Levtina Kuidina, una donna di 63 anni, una senza tetto, è stata ritrovata anche lei morta. E i due si sono anche filmati mentre procedevano all'abuso sul corpo, senza vita ormai, della donna, tagliandole l'orecchio, che hanno poi gettato nell'atrio di una scuola, accoltellandole svariate volte gli occhi, insomma nel peggiore dei modi, ecco. I due poi, oltre al video sull'ultimo crimine, hanno tenuto delle agende durante tutto il loro periodo di attività, chiamiamolo così, nel quale scrivevano giorni degli attacchi, se le vittime erano morte oppure erano vive, insomma tenevano tutto sotto controllo e si scrivevano ogni cosa. Inoltre su Olga Pirog, invece, sull'attacco di Olga Pirog, abbiamo anche un audio registrato dove si sentono loro proprio dire andiamo a caccia della feccia, e poi dopodiché si sentono 15 minuti di grida e di colpi, naturalmente le grida di Olga e i colpi che loro davano sul suo corpo. Ma finalmente il 5 di aprile c'è la svolta. Sì, perché il 5 di aprile del 2011 la mamma di Nikita, che probabilmente si sentiva che c'era qualche cosa che non andava nel figlio, toccando, cercando nelle sue tasche, insomma, aveva trovato il coltello. Ma fin lì diciamo che nulla di particolarmente strano, perché poteva comunque essere un oggetto usato per difesa. Tutto cambia quando lo zio di Nikita invece trova sul computer del ragazzo i video degli smembramenti. A questo punto lo zio, con la mamma e con la nonna di Nikita, si riuniscono e decidono di consegnare Nikita alla polizia, alla quale naturalmente consegnano anche la chiavetta con i video. Il 9 giugno del 2011, quando Artyom era già in prigione, decide e chiede più che altro di far pubblicare un videomessaggio nel quale lui chiedeva scusa alle vittime e ai parenti delle sue vittime. Oltre questo diceva a tutti i genitori del mondo di fare in modo di controllare bene i loro figli, per fare in modo che queste cose non accadano più. Grazie Artyom per essere arrivato a dirci come si fa il genitore, senza di te non avrei proprio saputo come fare. Cioè, ma io dico, già sei un essere umano per modo di dire, no? Poi vieni pure a insegnare agli altri
come si fa il genitore. Cioè, ma tutto a posto? Cioè, se io qua ho un foglio con scritto tutte le date, perché se no non mi ricordo la quantità di crimini che tu hai commesso, quindi ho dovuto segnarmi data per data, perché altrimenti non mi ricordavo tutto, questo non ti fa pensare che forse non sei proprio una brava persona e nessuno vuole sentire la tua opinione a riguardo di come si fa il genitore, anzi che non voglia proprio sentire nessuna opinione su niente. Comunque l'indagine è andata avanti per quasi 3 anni, e la prima udienza si è tenuta, le prime udienze si sono tenute a settembre del 2012. Appunto, la prima è avvenuta il 10 di settembre 2012 e praticamente il pubblico ministero ha impiegato ben 1 ora e mezza per leggere tutte le prove che c'erano contro i due ragazzi. Praticamente tutto l'atto d'accusa, ecco. In tutto erano accusati di 6 omicidi, 9 tentativi, 3 rapine e profanazione di cadavere, oltre che aver creato una comunità estremista. I due, dopo essere stati ritenuti mentalmente sani, sono stati giudicati dal tribunale di Irkutsk colpevoli, chiaramente, il 2 aprile del 2013. Anufriev è stato condannato all'ergastolo in una colonia a regime speciale. Litkin invece è stato condannato a 24 anni, ma chiaramente fino all'udienza ne aveva già scontati 3, e appunto di cui 5 in prigione e gli altri 19 in una colonia a regime rigoroso. E oltre questo sono stati anche condannati a pagare 3 milioni di rubli alle vittime o ai parenti delle vittime, come chiaramente come risarcimento. Ma il 3 di ottobre del 2013 la Corte Suprema di Russia ha ridotto la pena di Litkin da 24 anni a 20. E c'è così tanta differenza tra le due condanne di Litkin e Artyom solamente perché Litkin era più giovane. L'indagine sul procedimento penale è stata condotta da Karchevsky Eugeni, un investigatore assegnato a casi particolarmente gravi. Eugeni ha lavorato per 1 anno e mezzo da solo, infatti se all'inizio c'erano 2 gruppi operativi che lavoravano insieme a lui, quelli della Direzione Centrale degli Affari Interni e l'unità di polizia del Distretto Federale Siberiano, poi si sono sciolti e appunto hanno fatto in modo che Eugeni lavorasse da solo. E naturalmente Eugeni è stato presente sempre durante tutte le udienze e anche durante il verdetto. Però purtroppo durante questo periodo è successa una cosa. Il 15 di gennaio del 2011, per uno di questi reati, che vi ho detto tutto l'elenco prima, è stato condannato un uomo che in realtà non c'entrava nulla. Il suo nome era Vladimir Basileski, di 19 anni, un ragazzo che era stato sempre in orfanotrofio e che poi aveva vissuto per qualche tempo per strada. In realtà lui, chiaramente, come vi dicevo, non ha fatto nulla, ma coincidenza ha voluto che la polizia lo trovasse con dei vestiti sporchi di sangue. Quello, unito con il fatto che lui avesse confessato, ha portato a credere appunto che fosse stato lui. Ma in realtà il ragazzo dirà poi che la sua è stata una confessione storta. Ed è stato proprio Eugeni, appunto l'agente di cui vi parlavo prima, che ha lavorato al caso per 1 anno e mezzo da solo, che appunto ha dimostrato insieme a un altro investigatore che il sangue appartenente al tizio che è morto, insomma, non corrispondeva al sangue che Eugeni aveva sui pantaloni. Ora, se non è incastrare questo una persona, ditemi voi che cos'è. Ma né il fatto che Eugeni avesse dimostrato che il sangue non corrispondeva, né il fatto che Basileski avesse detto che gli avevano estorto la confessione, né il fatto che erano stati presi i due veri criminali, aveva fatto in modo che Basileski fosse rilasciato, cioè pensate voi. E quindi gli attivisti si sono presi talmente a cuore questo caso che hanno iniziato a scrivere denunce alla Duma di Stato, alla Procura Generale, e questo finalmente ha fatto in modo che dopo più di 1 anno Basileski fosse rilasciato. E oltretutto questo ragazzo è stato risarcito con appena 300.000 rubli. E al posto suo è stato incriminato invece Yuri Fedorov, che sarebbe stato l'investigatore che a quanto pare avrebbe estorto questa confessione a Basileski. In pratica Basileski da
imputato è diventato vittima, mentre invece Fedorov è diventato l'imputato. Insomma, Fedorov praticamente continuava a insistere sul fatto che questo fosse un ragazzo, Vasilevskiy, un ragazzo che tendeva all'uso dell'alcol, all'uso delle droghe, che non avesse una fissa dimora, insomma tentava di screditare la sua immagine. E Kromenkov, l'avvocato di Vasilevskiy, ha capito che questa cosa era talmente tanto montata che ha pensato di spostare l'attenzione da Fedorov al giudice. Sì, perché il giudice, Nina Polkanova, sembrava proprio interessata all'esito del processo. Sembrava quasi come se lei volesse a tutti i costi togliere ogni responsabilità all'imputato. E infatti continuava a chiedere a Vasilevskiy della sua vita, no? Del fatto che, come vi dicevo prima, faceva uso di droghe, faceva uso di alcol, eccetera, quasi come a dire che, visto che aveva questi problemi, era certamente colpevole. E anche gli attivisti hanno notato questo disprezzo che il giudice aveva nei confronti di questo ragazzo, tanto da chiederne la sospensione, di chiedere un sostituto al giudice, cosa che però non è stata chiaramente concessa. Ma tornando ad Artyom e Nikita, Eugenio, l'investigatore, in questo caso si è fatto aiutare, come vi dicevo, da svariati altri investigatori, chiaramente, ma non solo. Si è fatto aiutare per questo caso anche da un professore, un tale Alexander Kostrov, perché secondo questo professore i due rientravano perfettamente nella categoria dei misantropi. In pratica i due erano passati dal gruppo degli skinhead al movimento nazionalsocialista, White Power, fino ad arrivare proprio alla misantropia. Questo perché secondo loro il gruppo degli skinhead, come vi accennavo già prima, aveva delle ideologie un po' troppo blande, bazzeccole proprio per loro. Loro volevano qualcosa di molto più intenso. Infatti loro tendevano proprio a odiare tutti, chiaramente, come dice la parola stessa. I misantropi proprio odiano l'umanità, e un'altra caratteristica principale di questa ideologia è l'affermazione dell'idea di superuomo, nonché la negazione dell'esperienza umana e di qualsiasi tipo di legge. Addirittura loro seguivano comunque diversi gruppi internet con le stesse loro ideologie, nei quali scrivevano proprio frasi come "questo gruppo è per le persone che odiano il bestiame umano e che fanno di tutto per farlo morire", cioè brividi. Gruppi nei quali postavano anche video o talvolta foto dei crimini che commettevano. Sta di fatto che Litkin, quantomeno durante il processo, si è dimostrato più che altro dispiaciuto, se si può dire, per quello che ha fatto, e che chiaramente uccidendo persone deboli e innocenti non ha fatto altro che dimostrare la propria debolezza. Questo è quello che ha detto. Nonché di sentirsi pronto ad essere punito nella maniera adeguata e di sentirsi male per ovviamente le vittime e i parenti delle vittime. Nello stesso momento invece, mentre Litkin proprio si prendeva carico delle proprie responsabilità, il 6 novembre del 2012 Anufriev, Artyom, avrebbe invece deciso di sporgere denuncia per molestie sia fisiche che psicologiche nei confronti degli agenti, ma nessuno gli ha creduto, la cosa è proprio caduta lì. E Anufriev, oltre questa denuncia un po' così sospetta, avrebbe anche deciso di dichiararsi colpevole solo per due dei crimini commessi, negando invece tutti gli altri. E pensate la faccia tosta di questo ragazzo: oltre tutto questo avrebbe anche più volte in tribunale richiesto di essere scarcerato fino al momento del verdetto, in quanto si riteneva una persona socialmente adatta, in quanto appunto non rappresentava un pericolo per la società, e in più aveva comunque una madre da cui aveva sempre vissuto e da cui poteva tornare. Inoltre ha detto più volte di non avere nessuna intenzione né di scappare né di nascondersi, nonostante avesse detto poco prima che in realtà il suo volere, il suo desiderio era quello di trasferirsi a San Pietroburgo per commettere altri crimini, qualora non fossero stati presi, ovviamente. Quindi, insomma, le sue parole lasciano il tempo che trovano. E infatti il tribunale
ha deciso di evitare proprio di scarcerarlo. Il 27 di gennaio del 2014, poi appunto dopo che c'è stato tutto il processo, sono stati ovviamente ritenuti colpevoli, Artyom è stato trasferito all'oblast di Vologda ed è diventato per cui il detenuto più giovane dell'epoca, mentre invece a quanto pare nel febbraio del 2017 ha iniziato a studiare legge. Purtroppo invece, per quanto riguarda Litkin, il 30 di novembre del 2021 si è tolto la vita. Si è tagliato i polsi nella colonia correttiva numero 7 di Argarsk. Praticamente lui nel 2021 aveva scontato 10 anni di pena, perché ricordiamoci sempre quelli che aveva scontato già prima del verdetto, e doveva scontarne poi altri 10. Raghi, queste sono tutte le informazioni che ho a riguardo di questo caso, ma volevo un attimino parlare con voi del carattere di questo ragazzo, specialmente di Artyom, perché io l'ho trovato un personaggio assolutamente caratteristico, ma in senso negativo, chiaramente. Nel senso che, spiegandomi meglio, cercherò di essere più chiara possibile, mi è sembrato parecchio strano, nel senso che per un certo periodo, durante le udienze, questo ragazzo è stato molto freddo, impassibile, senza emozioni. Dopodiché, per la seconda parte del processo, è stato sempre molto accorato, si dice così, credo di sì, nel senso che piangeva spesso, ma allo stesso tempo, all'inizio del processo, ha chiesto scuse, si sentiva male, quindi ha avuto diversi sbalzi di umore, si può dire così, durante il corso del processo. E poi ricordiamoci sempre il periodo in cui invece ha commesso i crimini, nei quali giustamente era assolutamente freddo e impassibile anche lì. Non lo so, l'ho trovato parecchio particolare come personaggio, un po' diverso ho trovato Litkin, perché comunque lui ha commesso tutti i crimini comunque, ma poi ha seguito sempre una linea di dispiacere, chiamiamola così. Poi non sapremo mai che cosa c'è dentro la testa di questi ragazzi, onestamente. E quindi ho trovato Artyom assolutamente, appunto, come ho detto già 10 volte, un tizio particolare, ecco. Quindi ragazzi, non so che giudizio dare, ovviamente ognuno può giudicare come preferisce. Certo è che se stiamo a guardare proprio quello che hanno commesso, è meglio che stiamo zitti tutti quanti, perché tanto sappiamo che cosa uscirebbe dalla nostra bocca. Detto questo, noi ci vediamo giovedì prossimo con un altro video. Penso che ci sarà un altro video che mi avete richiesto. Noi ci vediamo giovedì prossimo, ragazzi. Ciao 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 ciao.